carissimi fratelli e sorelle, pure tanti secoli fa, prima di Cristo, succedeva che non pioveva. Avete sentito, no? La siccità c'era, al di là dei cambiamenti climatici, c'era pure allora. Allora, e in quei territori di cui si parla, siamo nei territori adesso interessati più o meno dalle guerre, in Israele, Palestina, Libano. Ora, quindi ci troviamo davanti nella prima lettura a una situazione di queste. Non piove e si sta morendo. Una situazione di fame. Voi sapete bene, no? Qui ci sono tanti, pure per questa giornata del ringraziamento, voi siete molto capaci di intendere queste cose, no? E l'acqua ci vuole. Io vengo da una zona dove per secoli sono nato, nel Tavoliere, no? Acqua non ce n'era. Qui più o meno c'è, acqua non ce n'era fin quando non hanno fatto l'acquedotto pugliese e poi le dighe nei posti dove piove si faceva la fame. Quindi se manca l'acqua, poi se non piove più è finita. Sta succedendo anche adesso, ma ci dicono che è per i cambiamenti climatici, però è un fenomeno che c'è stato sempre sulla Terra. I cambiamenti climatici ci sono, hanno cominciato con Laudato Si, di San Francesco. Noi siamo reduci da Assisi, siamo stati a fare gli esercizi spirituali, quindi abbiamo rivissuto queste situazioni del grande Francesco, Sora nostra madre terra, che ci alimenta e ci sostenta con frutti, fiori e erba. Eh sì, ne stiamo combinando un po', questo è vero. Ne stiamo combinando e voi, anche da questo punto di vista, ne sapete tanto. Ora, ma la figura centrale di questa, della prima lettura e della seconda, del Vangelo, della terza, chi è? Dice la vedova. Sì, ma rispetto alla vedova, chi è in relazione? Il profeta, grandissimo Elia. È Gesù. La vedova, sapete, quando nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, il tempo di Gesù, quindi secoli e secoli poi prima di Gesù e fino a lui, e poi anche fino ai tempi nostri, per quelli che sono un pochino più grandi, la vedova era presentata come la più povera tra i poveri, lei e i figli. E perché? Perché le donne non potevano lavorare. Ecco, lei è andata a raccogliere un po' di legna in mezzo ai campi che non appartenevano a nessuno. Non potevano lavorare, quindi la situazione peggiore, chi la viveva? La vedova e i suoi figli. Quindi nella prima lettura ci sono due poveri, poverissimi, più poveri di tutti, insieme loro, insieme agli stranieri, così dice l'Antico Testamento. Erano i più poveri e Dio come ordinava al suo popolo di comportarsi? Bisognava aiutare il povero. Senza se e senza ma, senza coperture ideologiche di nessun tipo. Si parla di un padre che è Dio,
e che ha a cuore tutti i figli, anche quelli che non lo riconoscono. Gesù è venuto a parlare di questo padre, eh? E quindi questa vedova si arrangiava, avete sentito una frase che ti commuove, dice: sì, io adesso cucino quel po' di farina che ancora mi è stata data e un po' d'olio che mi è stato dato, poi mangiamo e moriremo io e mio figlio. Mancanza d'acqua, carestia, moriremo. Immaginiamo le condizioni. Interviene il profeta, no, Dio si preoccupa di te. Tu sii generosa, ma Dio si preoccupa di te. E infatti Dio si è preoccupato della vedova e del figlio. Gesù, davanti a un'altra vedova, povera, che va al Tempio, davanti al tesoro del Tempio, che servivano quei soldi dove lei metteva la monetina? Ha messo quei pochi spiccioli, un soldo è niente, sapete, proprio niente. E servivano per i poveri. Ma lei è povera. Tutto quello che aveva per vivere, mette lì. E Gesù la presenta come? Come un modello di discepolo suo. Lei mette tutto quello che ha nel tesoro del Tempio, perché lei pensa e crede che quel tesoro appartiene a Dio e sarà usato per aiutare i poveri. Ma lei è povera, ma lei offre a Dio. Che bel esempio, eh? E perché Gesù interviene? Perché ci sono quelli invece che per farsi vedere fanno scena, si mettono ritti in piedi e stanno così per minuti, lunghi minuti, dice Gesù, per farsi vedere. Hanno avuto già la loro ricompensa. E mettono gli spiccioli, ma pure molto di più della vedova, ma quello è ciò che gli cade dalla tasca, non certo mettono quello che serve per vivere. Beh, nel caso nostro diciamo quello che serve per divertirsi, insomma, per stare benissimo. No, quello che gli proprio gli cade dalla tasca. Invece lei fa sul serio. Sa che Dio ama i figli che si preoccupano degli altri fratelli e sorelle. Che esempio bellissimo. Il Vangelo di Marco presenta questi esempi, personaggi di cui si parla per un versetto, un pochino, e poi non si parla più, ma sono modelli per noi. Ma l'invito qual è? Duplice. Prima di tutto a essere generosi. Chi aiuta il povero aiuta Dio. Domenica toccherà a voi riprendere questo tema, perché domenica si celebra la giornata del povero voluta da Papa Francesco. Questo Gesù la presenta, questa vedova, come modello di chi fa sul serio, di chi crede veramente, non di chi dice tu ci credi e dice sì, ma poi non vive quello che Dio dice. Ostenta la sua fede, ma che non ha nessuna influenza sulla vita di tutti i giorni. Cari fratelli e sorelle, qui non stiamo celebrando una scena, non stiamo facendo teatro. Qui stiamo incontrando Gesù Cristo. E non sono io Gesù Cristo, certamente. Io sono un suo chiamato come successore degli apostoli e ho il dovere di dirvi, qui stiamo incontrando Gesù e ci sta dicendo questa cosa importante oggi. Se crediamo in Lui, dobbiamo fare quello che Lui ci chiede di fare. Non ostentare,
questo Dio non lo ama. Se siamo qui è perché Lui ci deve dire che Dio è padre di tutti, che non esiste un nemico per Dio, che sono tutti i suoi figli, e che Gesù, la seconda lettura, ha dato la vita per tutti. Carissimi, è arrivato il momento che chi annuncia il Vangelo deve avere il coraggio di dire: io sono cristiano, non appartengo né al centro, né a destra, né a sinistra, né sopra, né sotto. Io sono cristiano e faccio quello che il Vangelo mi dice di fare, davanti a tutti, senza aver timore del giudizio di nessuno, anzi, sono cristiano. E lo devo dire con l'orgoglio di chi appartiene a Gesù Cristo, non il fanatismo, ma l'orgoglio di chi appartiene a Gesù Cristo. E noi apparteniamo a Lui, tutti quanti, credo, qui, in quanto siamo battezzati. Apparteniamo a Lui. Quindi, carissimi fratelli e sorelle, noi oggi celebriamo la giornata del ringraziamento. E chi ringraziamo? Dio stiamo ringraziando. Prima di tutto perché ci ha dato Gesù. Eucaristia significa ringraziamento. Prima di tutto perché ci ha dato il Figlio, è diventato come noi, è venuto a condividere, a conoscere i nostri dolori, le nostre sofferenze, i nostri problemi che sono quotidiani, di tutti i tipi. Il Figlio che è parola e che guida la nostra vita. Gesù è via, verità e vita. Siamo qui per ascoltare Lui e per vederlo ancora presente nei segni del pane e del vino, qui, come offerta della sua vita, e affidare a Lui la nostra vita e dire: io credo in te, Signore, come la vedova di Sarepta. Va bene, questo ho e questo me lo chiede Dio e io lo do, come la vedova del Vangelo. Siamo qui perché crediamo fermamente che Dio è nostro Padre e si preoccupa di noi sempre, attraverso Gesù Cristo, nell'azione dello Spirito Santo che è qui presente e soffia su di noi. Siamo cristiani, in questo crediamo, viviamo da veri cristiani. O Dio onnipotente, che hai creato i cieli e la terra, e hai voluto che nel nostro futuro la fronte, con il nostro lavoro, ci procuriamo il pane per noi e le nostre famiglie. Santifica la nostra fatica, che offriamo a te in espiazione dei nostri peccati, e accettale per il bene materiale e spirituale di tutti i rurali nostri fratelli. Fa che tutti coloro che lavorano la terra siano fedeli alla tua legge e conservino nei loro cuori il dono della fede e l'amore alla famiglia. Benedici per l'intercessione di Sant'Isidoro Agricoltore i nostri campi e i nostri animali. Tieni lontane le tempeste, la siccità, le malattie e tutte le avversità. Tu che sei il padrone, il Signore di tutte le creature, benedici le persone, le associazioni che, fedeli al messaggio del tuo Figlio unigenito, s'adoperano per assicurare alla gente della terra il pane materiale e il pane spirituale. Accendi i nostri cuori di carità verso tutti i fratelli, affinché, uniti nel tuo nome, possano conservare cristiani le nostre comunità e, dopo aver trascorso nell'onestà e nella pace la nostra vita terrena, viene a godere un giorno in paradiso. Amen.